Salve a tutti, siamo qui di nuovo in questo video, ragazzi. Oggi andremo a rubare tutte le Mercedes-Benz dal concessionario. Vi ricordate che nello scorso episodio abbiamo fatto le Tesla, tutte le Lamborghini, tutte le Ferrari, ma ci mancano le auto di lusso. E oggi andremo a rubarle tutte e cerchiamo di non farci scoprire. E quindi eccoci qua, ragazzi, siamo con il nostro veicolo davanti al nostro garage segreto, in cui mettiamo tutte le macchine quando non vogliamo farle scoprire, soprattutto per il fatto che è completamente schermato. E quindi, anche se le auto moderne hanno ovviamente tutti i dispositivi di riconoscimento della posizione, e quindi GPS e tutte quelle cose lì, sono connessi sempre ad internet, quindi è sempre più difficile rubarli, a meno che non li smontiamo pezzo per pezzo. Beh, lo facciamo una volta che siamo lì dentro, per poi rivenderlo, cosa vuole questo, al mercato nero, per ovviamente un po' di profitto, un bel po' di profitto, dato che, beh, abbiamo auto a costo zero e le rivendiamo ad un prezzo non come quello di vendita ufficiale, ma quasi. Quindi il compratore finale le acquista ad un prezzo vantaggioso e noi ovviamente gliele vendiamo a tutto profitto. Detto ciò, ragazzi, il concessionario di Mercedes-Benz si trova esattamente qui. Come vedete, qua c'è un segnale che ho impostato in modo da ricordarmi esattamente dove andare. Adesso un attimo solo, perché, ragazzi, abbiamo poca benzina. Vado un attimo a fare benzina prima di tutto alla pompa di benzina più vicina, sinceramente, ma è una bellissima giornata, ragazzi, per andare a rubare qualcosa. Ora, ci sono un paio di idee che ho in testa su come fare questa rapina, ma eccoci qua un attimo alla pompa di benzina, ragazzi. Fatemi fare velocissimamente proprio il rifornimento, scusatemi per questo. Di solito faccio sempre prima, ma oggi ero un po' di fretta e quindi eccoci qua. Ok, allora, vediamo un po'. Sì, prendiamo un attimo qua e mi sa che devo fare benzina. Ma che caspita di parte è dall'altra, porca miseria, aspettate. Ok, un attimo solo, che ogni volta mi sbaglio, che ogni volta cambiando auto è sempre dalla parte di sbagliata, ecco. Ok, perfetto, oh, ora ci siamo. Benissimo, ragazzi, quindi aspettiamo un attimo che si faccia benzina e direi che tra poco intanto vi spiego che cosa voglio fare. Quindi, ragazzi, il mio piano è questo. Nel bagagliaio di questa macchina ho una centralina modificata, quindi io adesso mi fingerò tecnico e meccanico di Mercedes-Benz per poi inserire in uno dei loro veicoli questa centralina modificata. Oh, aspettate che intanto abbiamo finito qua di far benzina, perfetto. Scusatemi, lo rivolete? Beh, benissimo. E quindi così posso poi mettere questa centralina che sblocca automaticamente le portiere e ovviamente avvia anche il motore senza chiave a me, con il mio cellulare. E quindi con questo posso letteralmente rubargli qualunque auto io voglia, e oggi faremo quello. Quindi, ragazzi, tornando a noi, andiamo al concessionario Mercedes. Quindi eccoci qua davanti al concessionario Mercedes-Benz AMG. Come vedete, adesso vediamo se è aperto prima, perché lo vedo un po' spento, sinceramente. Allora, fatemi dare un'occhiata velocissima, aspettate un attimo. Allora, telecamera, vediamo un secondo se per caso c'è qualcuno. Mi sembrerebbe di no. Allora, ci sono un bel po' di macchine, da come vedete riesco a zoomare abbastanza. Quindi, da quello che vedo, c'è un classe G 4x4 alla seconda, c'è un GLS, sembrerebbe, un altro forse GLS, c'è una Maybach classe S, una 45S, una AMG GTR, quindi veramente ci sono macchine spaziali, ragazzi. Poi c'è una classe E forse, e là dietro vedo forse un altro GLS, non so, ragazzi. Comunque, ma che ore sono? Ah, sono le 9:29. Perché non è aperto se sono le 9:29? Scusatemi, perché non hanno aperto ancora il concessionario? Vabbè, io direi che, ragazzi, avviciniamoci al concessionario e direi che cambiamoci di vestiti, cerchiamo di metterci meccanici di Mercedes e poi vediamo se riusciamo effettivamente ad entrare e fare tutto quello che dobbiamo fare. Ok, ragazzi, siete pronti a vedere che cosa ho fatto? Guardate un po', mi sono cambiato esattamente così. Ditemi se non sembra effettivamente un meccanico della Mercedes. Ho cercato questa giacchetta che è disponibile al pubblico, io non so come sia possibile, ma è disponibile al pubblico. Ed è quindi proprio per questo che riusciremo ad ingannarli. Ora, fatemi andare a piedi verso il concessionario. Quindi, come vedete, ragazzi, chi di voi ha l'occhio più esperto sicuramente avrà notato il fatto che il concessionario Ferrari è fallito e adesso è diventato Mercedes, l'hanno comprato, vedete, Mercedes-Benz, e quindi hanno cambiato totalmente il branding, ma fondamentalmente il concessionario è lo stesso, il che significa che sappiamo già come è fatto quel concessionario dentro. Ok, ci siamo, ragazzi, quindi adesso avviciniamoci al concessionario, che voglio esattamente vedere che modelli hanno dentro e soprattutto se c'è qualcuno. Ed effettivamente adesso c'è qualcuno, quindi significa che finalmente hanno aperto. Come vedete, c'è una signorina lì al bancone e abbiamo poi, ok, delle persone che stanno guardando, quindi questi credo che siano dei clienti a questo punto. Quindi adesso fatemi andare dietro, che dovrebbe aprirsi la porta qua posteriore, esattamente.
esattamente. E qui ci sono, ragazzi, i veicoli che sono... ok. Beh, ragazzi, lasciate un like per queste macchine, perché se vi piacciono fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Ma caspiterina, qui abbiamo una AMG GT. Forse una GTR del 2021. Sì, in effetti è una GTR. Forse è proprio del 2021, 2022. Comunque è il nuovo modello, come vedete. E chissà, questa è già targata, quindi significa che è già venduta, è già di qualche cliente. Ok, questa dobbiamo assolutamente rubarla. E poi abbiamo una 45S, che non so se è targata sinceramente, ma anche qua in riparazione. Comunque sì, è targata. Abbiamo questo classe G4x4, la seconda rosso, che c'è anche un collega che la sta riparando. E poi abbiamo questa Maybach GLS 600, giusto? E lo showroom. Ok, allora ragazzi, il mio piano è questo. Quindi facciamo... Nessuno ancora ci ha detto nulla, all'ufficio è ancora abbastanza tranquillo lì. Voglio provare a rubare questa AMG GTR, ok? Quindi devo solo riuscire ad aprire il cofano senza che nessuno mi veda effettivamente. Ah, caspita ragazzi, non riesco ad aprire il bagagliaio anteriore. Il vano motore è impossibile da aprire, vi giuro, non riesco ad aprirlo, è bloccato. Ok, quindi significa che senza chiave purtroppo non lo posso fare. Il che è veramente un peccato, perché a questo punto non posso usare il mio metodo del chip per questa macchina qua, almeno finché non trovo le chiavi. E forse da qualche parte sicuramente le chiavi ci sono. Il problema è che non so esattamente dove. Sì, tranquillo. No, amico, guarda, sono abbastanza nuovo, sinceramente, scusami. Stavo cercando di... Mi hanno giusto preso ieri e stavo cercando di vedere un attimo del problema qua della AMG. Quindi volevo giusto capire, ma non sono riuscito ad aprire il bagagliaio anteriore, giusto perché proprio mancano le chiavi, giustamente. Devo ancora ambientarmi un po' qua in giro. Ti dispiace, no? Nice. Ah, questa invece è aperta? Ok, grazie, sì. Adesso guardo subito, certo. Sì, non ho capito se è lo stesso problema o che problema abbia questa. Adesso guardo. Ok, allora fatemi dare un'occhiatina qua. Vediamo un secondo. Sì. Nessun problema. Sì, è tutto ok. Naggia, questo ragazzi mi sta presso. Mi sta attaccato. Non so che cosa vuole. Cavolo, come se non avesse da fare sulle sue macchine. Perché mi sta qua che guarda continuamente la macchina. Che fatto che se ne accorge subito se mi metto... Sì, no, un attimo solo. Vediamo un secondo che cosa succede adesso, Vedo un attimo se avviando magari... Eccoci qui. Vediamo un secondo se si avvia. Bene, wow, ok. Per avviarsi si avvia, amico. Il fatto è che sembra ancora che vada male. Ci riprovo. Ma perché qua? Ok, cavolo. Ah, caspita, mi serve una chiave da 20, per favore. Me la vai a prendere? Grazie mille, scusa, ma perché non mi sono portato gli attrezzi qua? È incredibile, Pazzesco ragazzi, se non gli avessi detto io che cosa doveva fare. Ok, allora adesso abbiamo poco tempo, dobbiamo installare immediatamente il chip. Ok, non è la macchina che volevo rubare inizialmente, però è quella che dobbiamo rubare inizialmente. Quindi ok, installiamo bene questo chip ragazzi. Vediamo appena è completato e così possiamo finalmente portarla via. Ora avete visto che è già accesa ed è già pronta, ma quel chip disattiva tutti i sistemi di controllo, tutti i sistemi GPS, internet, SIM, ste cose qua. Ovviamente essendo che lui se n'è andato, se non ci vedono forse riusciamo a addirittura proprio ad andarcene con la macchina, ed è quello che voglio fare. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, benissimo. Quindi chiudiamo qua, direi che saliamo a bordo dell'auto e senza che nessuno se ne accorga usciamo immediatamente da qui. Ok, nessuno se ne accorga, caspita, fa un rumore sta macchina. Ok, però forse ce la possiamo fare ragazzi. Ok, via da qua. Benissimo, ok, non credo che se ne sia accorto sinceramente nessuno, anche perché è una procedura abbastanza standard quella di andarsene, ma grazie al chip, caspiterina, se riesco ad andarmene via lontanissimo, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi questa ragazzi, come vedete, è una Maybach GLS 600, credo che per 200.000 euro riesco a venderla, anche nel mercato nero, forse un pochino di meno, ma comunque pensate, abbiamo appena fatto un profitto di tipo 150-180.000 euro, ovviamente togliendo il costo del chip e quello che abbiamo, insomma, speso. Ma detto ciò, adesso andiamo immediatamente nel nostro garage segreto. Ok ragazzi, beh, l'ho provata, direi che non è super entusiasmante come macchina, però intanto è una bomba come interni, come design, come comodità, come tecnologia, tutte queste cose qua ragazzi. Quindi chi se la comprerà poi al mercato nero farà decisamente un ottimo acquisto, un ottimo affare. Detto ciò ragazzi, parcheggiamolo qua che se lo vengono a prendere. Anche il bicolore, il fatto che sia bianca sopra e rossa sotto, piacerà tantissimo, soprattutto ai compratori che abbiamo ovviamente nel mercato nero, che solitamente sono o russi o cinesi o comunque persone di paesi, insomma, o emergenti o comunque di secondo mondo, o che hanno
hanno a che fare anche con queste cose qua. Quindi detto ciò ragazzi, torniamo in AMG. Il problema è che adesso non posso più presentarmi così, perché hanno visto che è sparita una macchina e mi hanno riconosciuto ovviamente anche dalle telecamere. Quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro per rubare quell'AMG GTR. Buongiorno, salve, permesso, salve. Ero interessato a una macchina, volevo fare un test drive dell'AMG GTR. Mi scusi? Posso alzare la manina, mi scusi? Sono qui davanti a lei? Sì, ecco. Mi scusi se le ho interrotto la sua sessione di TikTok, ma volevo semplicemente sapere se era possibile fare il test drive, insomma, di un AMG GTR. No, non è possibile fare i test drive. Ah. Non facciamo più i test drive. Caspita, se io volessi comprarla, poi come dovrei fare a provarla prima di comprarla? Non si può più fare per gli eccessivi furti in passato. Va bene, va bene, va bene. Ok, allora niente, come non detto, grazie, arrivederci. Ha perso un cliente. Va bene, arrivederci, arrivederci. Cavolo, ragazzi, oh mio Dio. Ok, non ha funzionato come speravo. A quanto pare i test drive non li fanno più, il che è un peccato, ma mi viene da ridere perché so che è colpa mia questo fatto qua, ovviamente, ma che ci vogliamo fare ragazzi? Devo studiarmi qualcos'altro e forse l'unica cosa che mi viene in mente è tornare come meccanico, ma era quella che funzionava meglio. La mia terza tattica ragazzi è pronta e non avete idea di che cosa ho in serbo per Mercedes oggi. Non sanno nemmeno da dove arriverà questo problema qua, questo furto, non se lo aspettano proprio. Quindi come vedete ho ovviamente preso il nostro utilissimo rimorchio qua, il nostro camioncino dell'ACI che usiamo ogni volta, ovviamente fake ACI, non è un vero ACI, ma lo usiamo ogni volta per fregare le aziende e i concessionari, ed è proprio per questo ragazzi che oggi ci cascheranno di nuovo. E quindi eccoci qua ragazzi, direi che possiamo parcheggiare questo nostro rimorchio qua dietro e vediamo di iniziare con la nostra scenetta, perché ovviamente li fregheremo di brutto, non se l'aspetteranno proprio, l'ho già detto ragazzi. Ma eccoci qua che hanno aperto il retro del appunto concessionario, che così possiamo finalmente caricare. Adesso vi faccio vedere il veicolo, quindi fatemi un attimo abbassare qui il letto del insomma, guardate come lo inserisco proprio dentro casa, gli vengo a rubare, fantastico ragazzi, fantastico. Allora fatemi fare questa tutta questa storia qua, guardate adesso che cosa gli spariamo, perché vi giuro non ho mai fatto una cosa così bella. Allora salve, salve, buongiorno, eccoci qua. Allora sono il meccanico di prima, quello nuovo che avete appena... Sì, certo. Ah sì, è lei. È lei che ha rubato il veicolo che era nell'officina qui dietro? No, 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 non... Quale veicolo? Il GLS 600, è stato appena rubato. No, io ero andato per conto di Mercedes a prendere il pick-up. Sì, è lei, la riconosco, lei è un ladro. No, allora intanto si calmi signorina, primo. Secondo, non ho sentito di nessun furto, sinceramente ho mandato a prendere una chiave inglese la... Guardi, la... Guardi, adesso lasciamo stare un attimo questa cosa qua. Facciamo una cosa, io ho un documento che adesso glielo faccio vedere, che ha rilasciato direttamente Mercedes, eccolo qua, guardi, con il mio nome, Marco Langurin, che è valido fino al 28, adesso ve lo faccio vedere perché sennò non ci crede. C'è scritto Mercedes-Benz World, quindi la divisione Mercedes-Benz internazionale, chiede a Mercedes-Benz Los Santos, questo è un documento che mi è arrivato direttamente da Mercedes, di consegnare a Marco Langurin, quindi io ovviamente, che sono il meccanico che voi mi avete insomma preso come lavoratore, il veicolo più costoso dello showroom di Los Santos per motivi di sicurezza, appunto dovuti ai recenti furti che hanno afflitto Mercedes-Benz e altri marchi. È proprio, è anche firmato proprio da Mercedes, quindi io non so che cosa lei... Guardi, le do subito il documento perché attesta effettivamente un vero documento. Devo ritirare il veicolo più costoso perché hanno paura che venga rubato, appunto. Adesso sta dando la colpa a me che io vado a rubare i veicoli della gente. No, se no non le avrei dato il mio nome e cognome e non sarei stato, cioè, capito? Non sta né in cielo né in terra quello che mi sta dicendo. Ok, quindi... Adesso, tenga pure il documento. Ecco qua, perfetto. Guardi, se non c'è altro, io sinceramente avrei un po' di fretta. Quindi vado a prendermi... Le chiavi sono... Le chiavi sono nell'ufficio sul retro. Ok, grazie mille, così si ragiona. Ragazzi, wow, oh mio Dio. Forse sono riuscito anche a fregarla, forse. E io ho accesso all'ufficio perché naturalmente adesso mi ha dato l'autorizzazione per prendere incredibilmente, veramente, le chiavi. Ed eccoci qua. Allora, la chiave dovrebbe essere... Ok, eccole qua le chiavi, perfetto. Fatemene prendere una. Benissimo. Ah, geniale ragazzi, geniale. Avete visto il documentino? Era una firma fintissima, però... Il documento c'era letteralmente. Quindi prendiamo questa AMG GT, vediamo se finalmente si apre. E si apre! Oh mio Dio! Guardate ragazzi gli interni di questa macchina. Guardate, cioè spettacolare. Oh mio Dio. No, letteralmente ragazzi, non sto neanche scherzando. Non ho mai visto una macchina con questo dettaglio di interni. Oddio, forse ce ne sono altre in questo showroom che dopo vediamo, con dettagli del genere, ma è incredibilmente
Wow. Bene ragazzi, quindi adesso carichiamola sul pianale e direi che possiamo finalmente andarcene. Oh cavolo, mi scusi, ho parcheggiato un po' in mezzo giustamente, ma guardi, non si disperi, non si preoccupi, eccoci qua. Abbiamo parcheggiato la macchina ragazzi e adesso direi che possiamo bloccare tutto. Eccoci qua. E alzare. Oh bene. Attenzione che qua non vado a sbattere. Per poco ragazzi. Per poco non ha sbattuto. Io vi giuro, io mi sto. Io oggi sono. Ah scusi. Sono contentissimo ragazzi. Super mega contentissimo. Non poteva andare meglio questa giornata per ora. Anche se ovviamente adesso si complica un po', perché come avete visto rispetto agli altri furti che abbiamo fatto, che erano un pochino più semplici, qui si stanno organizzando meglio come modalità antifurto, capito? Ok, quindi questa macchina pensano che venga consegnata a Mercedes-Benz, ma in realtà ce la portiamo noi nel nostro garage sotterraneo. Quindi adesso andiamoci e ci vediamo dopo, che dobbiamo studiarci un altro modo, perché ho visto delle macchine davvero incredibili. Anche quel classe G rosso deve essere mio. Ok, ci siamo ragazzi, benissimo. Quindi questo camioncino non è che entri proprio benissimo all'interno del nostro garage, quindi ed è per questo che adesso voglio provare un attimo questa endgame. Non posso non provarla ragazzi, non posso andarmene e chiudere questo episodio senza effettivamente provare la macchina, è una cosa impossibile. Quindi sganciamola. Ok, oddio, ok, attenzione, benissimo. Benissimo, allora ragazzi, vediamo un attimo questa endgame GTR, la bestia dell'inferno verde. Cioè una roba veramente, questa macchina è chiamata. Oh mio Dio, wow. Bellissima. Oh attenzione. Wow. Adesso capisco perché ha questa reputazione ragazzi. Wow. Ok, non devo dire che di velocità non è che sia proprio la più veloce, almeno questa. Forse è bloccata, forse è limitata, o forse chissà, magari proprio era dietro perché aveva qualche problema. Ma guardate che bella con tutte le striscioline. Fantastica. Ok, quindi senza perdere altro tempo e senza farci notare troppo, anche perché come sapete ovviamente è verde acceso e è ovviamente stata rubata, quindi non vogliamo attirare troppa attenzione. Torniamo nel garage, nascondiamo per bene, anche perché questa non ha il chip, quindi effettivamente è rintracciabile se vogliono davvero. Quindi nascondiamola sotto, così viene schermata e non la ritroveranno mai più. Ok, parcheggiamola vicino al classe G. Eccoci qua. E benissimo, wow, mi piace davvero tanto questa ragazzi, ma vediamo di rubarne altre, che dite? Ragazzi, questa è veramente una situazione incredibile in cui mi trovo. Dopo aver rubato le auto della polizia, vi ricordate al tempo? Una fortuna incredibile. In realtà più che fortuna, una bravura incredibile. Aver tenuto una o due auto della polizia per poter fare una cosa del genere. E quindi eccoci qua ragazzi. Quindi permesso. Salve, salve polizia. Abbiamo ricevuto la chiamata, abbiamo saputo che effettivamente ci sono stati dei furti, due o tre furti, adesso non ho ben capito, due furti. Ok, due furti all'interno del concessionario qui, quindi voglio capire esattamente che cosa è successo, dare un'occhiata e vedere un po'. Sono stato mandato, insomma inviato appunto. Se può darmi qualche notizia, qualcosa che sa su questi furti, qualunque prova, se ha visto il sospetto, se sono due furti fatti dalla stessa persona, mi dica pure. Sì, ho visto il sospetto. Aspetto, se volete vi faccio l'identikit. Ok, ok. Si fingeva meccanico e ci ha rubato due auto. Capisco. Non so bene come abbia rubato la prima, ma la seconda ha usato un documento falso e un furgone con un pianale. Un furgone giallo. Va bene, va bene. Ok, grazie. Se le viene in mente altro, mi faccia pure sapere. Io do giusto un'occhiata qua in giro per capire se, insomma, va tutto bene, se trovo qualche prova, qualcosa del genere, ok? Ottimo, ragazzi, quindi abbiamo l'autorizzazione per venire qua dietro. E io mi sono portato un aggeggino, che è effettivamente una torcia UV, per vedere se trovo delle prove in giro. Vedete, se troviamo delle prove ovviamente le nascondiamo. Quindi adesso voglio giusto far finta, insomma, di guardare delle prove, delle cose qua in giro. Quindi vedete che con la torcia sto cercando delle prove, bla bla bla. Faccio finta un po' di perdere tempo qui, che qualcuno ha toccato magari qualcosa. Ecco, non sembrerebbe che qualcuno abbia toccato niente. Vediamo lì dove ci sono le chiavi nell'armadietto, ad esempio qua della maniglia. Sai, ci sono un sacco di tracce, ma non quello che cerchiamo noi. Vediamo qua dentro se troviamo qualcosa, magari qui delle chiavi, facciamo finta, bla bla bla. L'altro meccanico chissà che fine ha fatto ragazzi, non ne ho la più pallida idea. Forse è sopra, di sopra, è andato ancora a cercare gli attrezzi, non ne ho idea. Ma se troviamo qualche traccia la dobbiamo ripulire, così che proprio quando arriva la polizia
polizia vera non riesce a trovare assolutamente proprio nulla di nulla. Quindi abbiamo rubato questa macchina e quell'altra che abbiamo toccato. Le altre non abbiamo minimamente sfiorate, quindi sulle macchine non c'è assolutamente nulla. Giusto lì della porta, insomma qua dietro, magari qua. Anche se abbiamo usato, non so se ve ne siete accorti, i guanti quando eravamo meccanici, quindi non ci sono prove e tracce sicuramente da nessuna parte, lo facciamo apposta. Ok, quindi io non penso che... è lì che mi guarda. Ok, facciamo giusto una foto qua, poi facciamo anche una foto a questo punto dietro, direi. Eccoci qui, anche qua dove manca l'area. Facciamo finta di fare tutte queste foto bellissime. Facciamo finta di guardarci le foto appena fatte. Intanto mi devo scaricare YouTube. Cioè proprio, ragazzi, vi giuro, li sto fregando come se fossimo dei bambini, praticamente. Come se, letteralmente, come se fossimo dei bambini. Allora, oh mio Dio. Signorina, mi scusi, ho trovato qualcosa, mi scusi. Le stavo guardando giusto quella lì, no? Quel veicolo gigante, che adesso non so che veicolo sia, ma ho trovato delle impronte che effettivamente non sono né del suo meccanico. Sembrerebbero essere delle manomissioni all'interno del vano motore. Forse hanno provato a installare qualche cosa per rubare le macchine, ok? Quindi magari qualche chip particolare. So che noi sappiamo che in polizia ne girano parecchi di questi. Ne sequestriamo a bizzeffe, guardi, non è neanche immaginare. Possono comprarli su internet così, quando gli capita e gli pare. E quindi se hanno accesso poi a un veicolo, riescono purtroppo a fare questa cosa qua. Installano questo chip e riescono a rubare i veicoli senza problemi. Se può farmi dare un'occhiata più approfondita al veicolo, magari me lo sblocca, mi dà un attimo le chiavi. Io controllo tutto, anche quello che c'è nel vano motore, per vedere se questo chip è stato installato questa volta e se c'è appunto il pericolo che venga rubato. E a questo punto così poi cerchiamo di salvaguardare, insomma, almeno questo classe G, anche perché non mi... cioè, credo che siano auto da centinaia di migliaia di euro, giusto? Quindi, insomma, non è una roba da cui scherzare troppo, ecco. Ecco, guardi, la ringrazio molto, Davvero tantissimo la ringrazio. Non ha neanche idea, perché vogliamo beccarli questi ladri. Non è che possono continuare ad andare in giro così. Sì, vabbè, no, scusi, vada pure a prendere le chiavi. La stavo un attimo disturbando, ragazzi. Quindi la nostra adesso, lei ci consegnerà letteralmente le chiavi del Brabus qua, o non so se è un Brabus, no, no, è un classe G, il 4x4 alla seconda, quel che è, insomma, di sua spontanea volontà. E una volta fatto questo, beh, sarà il nostro. E sono contento, ragazzi, e penso che anche molti di voi siano contenti che rubiamo questo, ma insomma adesso sta tornando, quindi pian piano ci consegna tutto. Eccola qua, ragazzi. Allora, signorina, è riuscita a trovare le chiavi del veicolo? Ok, grazie, perché così, perfetto, le controlliamo subito. Benissimo, grazie davvero mille. Adesso controlliamo qua. Ok, possiamo aprire. Oh, bene. Allora, mi faccia un attimo dare un'occhiatina. Mi faccia controllare un secondo. Non sono un meccanico, però, insomma, non... Ecco, vediamo un secondo se riesco a capire qual è il problema e se hanno finalmente proprio installato qualcosa del genere. Benissimo, quindi mi faccio un attimo dare un'occhiatina. Sì, forse l'hanno installato, forse, eh? Come faccio adesso ad andarmene? Ok, grazie. Arrivederci. Oh mio Dio, ragazzi. Oh, 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 oh. Oh, oh, dai, apriti! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Oddio! Oh, non ci posso credere! Oh, non ci posso credere! Oh, non ci posso credere! Non ha la targa questo veicolo! Non ha la targa, a quanto pare, ragazzi! Non posso credere che stiamo veramente andando via con un 4x4 alla seconda! Rosso, bellissimo! Quello del 2023, ragazzi! Perché questa è la versione del 2023 del classe G! Vedete che il 4x4 alla seconda, questo è la versione del 2021, ma rialzato, che è appena uscito, l'hanno appena presentato! Quindi, mio Dio, finalmente, che figo! Davvero bellissimo! Andiamo nel garage! Abbiamo rubato anche questo. Siamo, ragazzi, fate voi il conto a quanti soldi siamo e scrivetemelo nei commenti qua sotto, quanti soldi abbiamo già rubato, perché effettivamente si tratta di rubare soldi qui, quindi è incredibile. Oddio, ma non avevo neanche notato, ragazzi, che ha il tetto con le stelline, vedete, tipo Rolls Royce, pazzesco. Comunque abbiamo lasciato, effettivamente mi ero dimenticato qua il nostro pianale, il che significa che lo dobbiamo nascondere, perché ovviamente potrebbe essere riconosciuto da qualcuno, quindi dobbiamo metterlo da qualche parte che non si noti, che non si veda. Ma gli stiamo letteralmente svuotando lo showroom con una scusa o l'altra, ma sono una più realistica dell'altra. Quindi, ragazzi, fatemi sapere quale dei tre è il vostro veicolo preferito, quale di questi, perché guardate che splendore di lineup che abbiamo. Comunque non è ancora finita la lineup, quindi rimbocchiamoci le maniche, non possiamo più essere poliziotti, ma dobbiamo sistemare un po', ripulire la scena, quindi portare via il mio Range Rover, portare via l'auto della polizia e portare via il, appunto, pianale, e ripuliamo tutto e ci vediamo dopo. Cioè, ragazzi, non ci posso credere, guardate un po', cioè pensano che siamo scemi, cioè letteralmente, guardate un po'.
Notate nulla di strano? Beh, adesso davanti al concessionario Mercedes, ragazzi, ci sono ben una, due e tre Alfa Romeo 159. Così, a caso, con pieno di gente dentro che non ha nulla da fare, vedete, che guardare e fissare le macchine. Cioè, questi pensano che siamo scemi. Forse non lo riuscite a vedere perché effettivamente con questo binocolo è un po' difficile. Però, ragazzi, dentro ci sono un sacco di persone e un sacco di macchine fuori. Sono tutti sbirri in borghese, ovviamente. Quindi, ragazzi, a questo punto dobbiamo pensare a qualcosa, perché dobbiamo riuscire a fregare tutti i poliziotti e riuscire a rubare un'altra auto, che a quanto pare forse è la 45 o qualcosa di simile. Quindi vediamo, mi piacerebbe rubare un GLS di questi, un'altra macchina da questa parte, magari quella Maybach lì. Però dobbiamo vedere un attimo che cosa riusciamo a fare. Ok, ok, stavo per... mi è venuta un'idea, ragazzi, un'idea abbastanza malsana. Lo vedete quel tizio lì che si sta avvicinando? Fatemi fare una cosa che potrebbe essere... è un'infamata, potrebbe essere anche geniale. Potrebbe non funzionare, ma probabilmente funzionerà. E quindi adesso vi spiego che cosa, anzi ve lo faccio vedere direttamente, anche perché sennò se ne va. Andiamo da lui, va? Dobbiamo arrivare da quel tizio prima che sia troppo tardi. Signore, caspita. Oh mamma, ok. Signore, salve, mi scusi se la interrompo lì al telefono, mi scusi tanto. Volevo dirle una cosa. Stiamo facendo uno scherzetto. Sa che qua c'è il concessionario di Mercedes, no? Stiamo facendo giusto uno scherzo al nostro capo qua di Mercedes-Benz. Ecco, quello che ha tutta la baracca qua. E dato che insomma è un nostro amico e lo stiamo sempre prendendo in giro, vogliamo fargli uno scherzo, che ne dice? È una cosa semplicissima, guardi. Io adesso le do delle chiavi e lei vada ad aprire per finta una macchina dentro. Lui di solito dice: oh mio Dio, che cosa... cioè fa una cosa strana che poi fa ridere tutti. Quindi un attimo, venga con me che le faccio vedere esattamente quale macchina. La vede quella insomma classe S Maybach? Adesso non so se lei conosce, ma quella macchina lì nera con sopra bianco, ecco, quella lì. Ecco, se lei adesso le do le chiavi, se lei va vi lì e fa finta di aprirla, vediamo che cosa fa. È tutto registrato, abbiamo tutte le telecamere, poi sarà una camera cosa, no? Sì, no, aspetti, non le ho ancora dato le chiavi, un attimo. Oh, ci sta andando davvero, ragazzi, ci sta andando davvero. Oh mio Dio, che cosa succederà adesso? Oh mio Dio. Oh, ok, sono tutti, lo stanno puntando tutti. Oh mio Dio. Ok, è il momento giusto, ragazzi. È il momento giusto per rubare l'altra macchina. Ok? Avete visto che tutti i poliziotti stanno puntando lui in questo momento. Quindi significa che è il momento giusto per rubare l'altra macchina. Purtroppo devo rubare la 45. È l'unica che manca da rubare. È l'ultima che manca da rubare di questa zona qua. Quindi purtroppo le prossime saranno veramente difficili. Ok, prese le chiavi. Dobbiamo andare prima che accorgano. Oddio, oh, mi sa che era il taser quello. Ok, caspita, andiamocene via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, no, dai, apriti. Oh, caspita, ok. Wow, avete visto che roba? Questa è stata geniale, ragazzi. Questa è stata la più geniale di tutte. Non so se ho mai rubato un'auto in un modo così geniale come adesso. Avete visto? Pullulava di poliziotti sotto copertura. Me ne sono accorto, ci ho pensato, ho trovato subito una soluzione. Purtroppo è incastrato un poveretto. Però, ragazzi, si tratta di... quanto costerà questa? 60-80 mila euro. Quindi abbiamo 60-80 mila euro guadagnati. Fate un po' voi il conto, ragazzi, di quanto abbiamo guadagnato in questo episodio finora. Ma ci sono ancora delle macchine che vorrei rubare, quindi non disperatevi, lo faremo anche questo. Adesso porteranno quel poveretto in centrale e cercheranno di capire se dirà il vero oppure no. Ma noi andiamo nel nostro tunnel. Wow, questa ragazzi era imbattibile. Non credo di aver mai fatto nulla del genere. Lasciatemi, mi raccomando, un like, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ma caspiterina, che belle macchine che stiamo rubando. Grazie mille a voi che l'avete scritto nei commenti, ragazzi, di rubare le Mercedes. L'ho letto proprio dai vostri commenti. Ora la situazione si fa seria, ragazzi. Vedete che ci sono un sacco di agenti di polizia che non sono neanche più in borghese, che riempiono completamente, lo vedete, incredibile, il concessionario. È una cosa che non ho mai visto sinceramente nella storia di questi furti di auto, e me lo potete confermare anche voi. Così tanta presenza di polizia, vogliono veramente smorzare quelli che sono i miei furti. Vogliono probabilmente giustizia, ma non avranno giustizia, perché ho appena trovato, ragazzi, ripensandoci, guardando questa scena, un ottimo punto. È un po' rischioso, un po' molto rischioso, ma come sempre il rischio fa parte di questo lavoro. Vedete questa macchina? Vedete
vedete questa macchina con sopra la parte rossa e sotto nera? Beh, questa è la macchina del dirigente, è la macchina del proprietario di questo concessionario Mercedes-Benz di Los Santos, ok? Questo significa che la polizia ha fatto un grosso errore, ha chiamato il dirigente a venire a vedere direttamente il concessionario e probabilmente assicurarsi, o forse è venuto lui di sua spontanea volontà, non ne ho la più pallida idea, ma quello che mi interessa adesso è aspettare che lui esca, perché sicuramente la polizia non uscirà, ma lui è un businessman, quindi ha molto da fare ed è per questo che sicuramente prima o poi uscirà da lì, e quando uscirà da lì, ragazzi, noi saremo pronti, dobbiamo riuscire a seguirlo, ok? Stiamo attenti a quello che succede adesso, perché dobbiamo un po' pazientare, ma quando uscirà ho un'idea su come rubare un'altra macchina ancora, che forse dovrà essere però l'ultima, però vediamo, adesso lo scopriamo subito. Oh mio Dio! Eccolo, ragazzi, lo vedo, lo sta facendo, sta uscendo. Caspita, proprio adesso che ho messo via. Mio Dio, sempre il tempismo perfetto, eh? Ok, eccolo lì, sta entrando, credo. Dovrebbe essere lui e sta, non so, sta ancora parlando con i poliziotti lì, che gli stanno facendo delle brutte facciacce. Ok, è rientrato di nuovo, perfetto. Dai, dobbiamo raggiungerlo prima che se ne vada, ragazzi. Ok, vai, sulla macchina, velocissimamente sulla macchina. Ok, vediamo se è ancora lì, ragazzi, o è già partito. Spero che non sia ancora partito. Ok, ci siamo, ragazzi. È partito adesso. Dobbiamo andare all'inseguimento, ragazzi. Inseguiamo quella macchina immediatamente. Allora, per fortuna che ho fatto benzina. Caspita, che sembrerebbe essere abbastanza arrabbiato. Sta andando abbastanza velocemente. Quindi, vediamo se per caso... passa anche col rosso, non ci posso credere. Sta mettendo in pericolo un sacco di persone, il che non è proprio il massimo. Vediamo dove va. Per fortuna adesso è verde. Per fortuna anche riesco a stargli dietro, perché effettivamente quella macchina forse è anche più veloce del mio Range Rover. Ma cerchiamo di non farci notare troppo. Ok, ha girato qua. Sta girando allo stop. Seguiamolo. Forse sta andando a casa. Ok, sì, stava andando a casa. Quella, da quello che so, è una via... Dai, muoviti! Mannaggia te! È una via senso... cioè, nel senso che finisce, quindi non è... ok, infatti è lì. Sta tornando indietro. Si è fermato. Perfetto. Ok, è uscito. Attenzione, sta entrando dentro casa. Perfetto, lasciamo un attimo la macchina qua, ragazzi. Dobbiamo muoverci. Ok, attenzione. Prima che si chiuda il cancello! Porca miseria. Ok, non si è chiuso. C'è il sensore. Ok, eccolo. Ci siamo. Fermo. Stai fermo. Non muoverti. Stai fermo. Ecco qua. Fermo dove sei. Fermati dove sei. Adesso, amico mio, io ti prenderò giusto qualche vestitino e... Scusami, mi dispiace. Non è che voglio farti del male, solo che voglio... Ecco, giusto i tuoi vestiti, ok? Ok, grazie e scusami davvero tanto, di nuovo, scusa, mi dispiace. Andiamocene via da qua, ragazzi, immediatamente proprio. La macchina direi che la possiamo, la signora che l'ha lasciata qua aperta, nascondiamola dentro come se nulla fosse, giusto per non avere nemmeno, avete capito, quella prova lì che... eccoci qua, che non sia a casa o nulla del genere, poiché caspita di musica ascoltava, non ne ho la più pallida idea, ma eccoci qua. Adesso siamo lui, ragazzi, effettivamente, però dobbiamo parcheggiare un po' lontano da lì, perché ovviamente non possiamo farci vedere con il Range Rover. Quindi torniamo alla concessionaria e adesso dovremmo avere carta libera. Se riusciamo a convincere tu... mi sono dimenticato una cosa, ragazzi. Ho la barba. Devo tagliarmi e rasarmi la barba in velocità. Vediamo se riesco a farlo qua con una lametta, eh. Ok, sembro leggermente più lui. Forse sì, forse no. Speriamo di sì, perché sennò... ci fregano e ci arrestano, quindi direi che possiamo andare. Ok, ragazzi, direi che parcheggiamo ad esempio qua, lasciamola in un posto dove non passa troppa gente e andiamoci a piedi, vediamo che cosa la polizia dice, se secondo loro è normale che io torni lì oppure no, e scegliamo anche l'auto da rubare, sinceramente, quindi... Ok, vediamo un secondo che cosa fare. Ok, stanno comunicando che sto entrando. Meglio che non parlo, ragazzi, perché sennò sentono la mia voce, è forse diversa. Sentite che hanno... Guardate che hanno tutti le pistole e... Che auto è quella? Oddio! Ok, forse, ragazzi, ho trovato l'auto che devo rubare adesso. Forse l'ho trovata. Mannaggia a te, mannaggia a voi. Mannaggia, siete degli incompetenti. Incompetenti, solo che non lo posso dire ad alta voce, se no mi riconoscono. Ok, quindi devo trovare il modo di arrivare lassù per rubare quella macchina lì. E sicuramente le chiavi si troveranno qua, credo. Per ora, ragazzi, sono letteralmente sotto il loro naso e nessuno si è minimamente accorto di me. Prendiamo una delle chiavi. Perfetto, credo sia questa, essendo che è la chiave più futuristica che c'è. Vediamo, credo che i meccanici li abbiano tutti portati via, sinceramente, perché non vedo neanche un meccanico qui. Ok, perfetto, ragazzi, ci siamo. Mio Dio, credo che sia quella la macchina, eh. Che cosa cavolo è? Dovrebbe essere un prototipo di qualche macchina, quindi... Mio Dio, guardate che cosa andiamo a rubare oggi, ragazzi.
Secondo voi quanto vale una macchina del genere? Scrivetemelo nei commenti qua sotto. Credo che sia letteralmente inestimabile, essendo che deve essere uno di uno una Mercedes Vision o come si chiama, caspita, c'è scritto qua Vision AVTR. Rubiamo questa, ragazzi. Nessuno mi sta guardando. Anzi, sì, mi stanno guardando in realtà. Ok. È lì che mi guardano, essendo che probabilmente non voglio farmela rubare. Oh mio Dio! Ma che roba assurda! Ok, essendo che non me la voglio far rubare, è anche realistico che io la porti via. Guardate, tutte e quattro le ruote si girano! Oh mamma! Questa non credo di averla mai vista e questa credo sia inestimabile letteralmente, ragazzi. Mi raccomando, non potete non lasciare un like sotto questo video dopo questa cosa qua. È assurda. È elettrica, poi non posso neanche far benzina, non so neanche come caricarla, ma vediamo. Intanto portiamola di sotto. Ok, ci siamo di sotto. Cavolo, qua nessuno mi guarda. Gli sto rubando la macchina sotto il loro naso. E oh mio Dio, siamo fuori! Siamo fuori, siamo fuori! Oh cavolo, speriamo non venga limitata prima di arrivare al tunnel questa, ma credo di no, sinceramente. Oh cavolo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, anche perché sono in effetti un fuggitivo, ragazzi, quindi a farmi vedere dalla polizia non era proprio il massimo, ma con questo travestimento non mi hanno veramente capito. Ricordatevi, fate il punto della situazione, vedete quanti soldi abbiamo rubato oggi e quanto abbiamo guadagnato solo grazie a questo video. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto e mi raccomando ragazzi, ditemi qual è secondo voi il modo migliore per rubare una macchina al concessionario e quale avreste fatto voi, utilizzato voi per rubare quelle auto che avete visto. Quindi non so dove sto andando, sono in presa, sono letteralmente in preda alla gioia ragazzi, ma fatemi sapere che cosa ne pensate. Adesso torniamo al tunnel e vi faccio vedere tutta la lineup che abbiamo rubato perché è incredibile. Ed eccoci qua ragazzi, non ci posso... Oh mio Dio, abbiamo rubato tutte queste macchine, incredibile! Ed eccoci qua, non ci posso credere, ma anche oggi siamo riusciti a rubare tutte le auto del concessionario e abbiamo letteralmente fregato tutti. Mio Dio, guardate qua che lineup di auto rubate che abbiamo. Detto ciò, ragazzi, grazie mille a tutti della visione. Fatemi sapere quale modo avreste scelto voi per rubare le macchine e fatemi ovviamente sapere anche qual è il prossimo concessionario che volete che io vada a rubare. E grazie mille. Arrivederci.